Dunque, questo raduno, questo stage tecnico internazionale appartiene ormai alla storia, in quanto siamo alla 44esima edizione, quindi 44 anni intensi di federazione. Ricordo che siamo una delle prime federazioni nate in Italia, diciamo dopo la CIAM a Roma siamo nati noi nel 1975, quindi abbiamo in seno a questa grande organizzazione maestri a livello di Augusto Basile, di Orfei, di Gerardo Lucà e del maestro Angelozzi. Abbiamo un team molto elevato nell'ambito delle arti marziali, ed oltre a questo, cioè rispetto a tutti i maestri tecnici italiani, abbiamo maestri di fama mondiale quali anche l'attore Alfredo Torella, che viene italo-americano dalla Russia, Olga Sungurova, cioè abbiamo ogni delegazione in tutti i paesi membri nel mondo, quindi portiamo noi l'ente Loxen nel mondo e abbiamo un protocollo d'intesa nazionale e internazionale in esclusiva italiana con l'ente Xen. Quali arti marziali sono rappresentate in questo raduno? Allora, in questo raduno sono rappresentate tutte le arti marziali, senza nessuna distinzione. Ovviamente siamo più mirati al discorso marziale, cioè praticamente karate, judo, jiu-jitsu, aikido, kendo, jet kundo, aikido, quindi tutte le arti marziali giapponesi e cinesi, compreso anche delle discipline quali la kickboxing o altre discipline MMA, diciamo, di combattimento. Sono il presidente della US Italian Martial Arts Alliance e anche direttore generale negli Stati Uniti per la Wasca International. Vengo qui ogni anno, adesso da 11 anni che partecipo a questo grande stage. È una cosa stupenda, guarda, sia per l'Italia sia per questo paese, qui per Pescara, ma soprattutto internazionale, che stiamo, insomma, nel mondo, stiamo crescendo, e è una cosa fantastica, guarda, sia per i giovani che per noi.